Allora ragazzi, oggi mi trovo sulla catena del Monte Nuria e sto andando ad esplorare un po' questo posto in cui in realtà sono venuto spesso, ma solo a fare dei campeggi molto leggeri. È rimasta ancora un po' di neve e vorrei vedere se riesco ad arrivare in cima, che non è molto distante da qua, in cima al Monte Nuria, 1888 metri, e non credo di riuscirlo a fare in giornata perché è l'1:45. Tra riprese, salire e scendere, rischio di trovarmi di notte, insomma, in un posto in cui non è facile fare un campo. Quindi credo l'obiettivo adesso è avvicinarmi al monte e preparare il campo per la notte, quindi legna, eccetera. Questo è quello che mi trovo davanti e in realtà posso riconoscere molti sentieri creati dagli animali. Delineano in realtà il passaggio giusto perché loro seguono perfettamente le curve di livello, quindi fanno il percorso più semplice da fare per arrivare in un determinato punto. Ovviamente sto seguendo le direttive del Garmin, ho tirato una linea dritta verso il Monte Nuria. Ok, colgo l'occasione per farvi vedere un po' di cose. Dunque, la regola del muscolo che cresce a nord è vera, ma è vera non sempre. Dipende anche dalla conformazione del territorio. E tendenzialmente un altro fattore che vi fa capire dove è il nord è guardare dove l'albero è più folto, perché è più folto verso sud. Mi trovo a poco meno di metà strada e credo che sia arrivato il momento di fare il campo, perché più salgo e ovviamente meno vegetazione c'è. Quindi credo di andare o in quella zona lì oppure tornare indietro. Ho visto anche dietro un posto carino. Ho trovato il posto per fare il campo. Mi fermo qua. Ora vado laggiù a fare un po' di legna e domani mattina, anche perché il sole fra poco sparisce e le temperature crollano, e domani invece dovrei seguire questo percorso che poi gira dietro e sale fino in cima. Ho finito di fare il campo. Da questa parte ho messo, adesso l'ho buttato così, poi lo sistemo meglio, lo zaino. Poi lo userò un pile, dipende dalle temperature. Comunque uso quello come cuscino, un pile. Qui più o meno qui faccio un fuoco. Un po' di legna l'ho già presa. Adesso vado a farne altra. Il sole già sta tramontando, sono le 5 e mezza. Quindi nel giro di un'ora devo avere il fuoco acceso. Sta già cominciando a fare abbastanza fresco.
Sono le 6:37 del mattino. Sarò arrivato sotto zero, meno uno, meno due. E c'è parecchia nebbia. Ora provo a riaccendere il fuoco e faccio colazione. Purtroppo devo andare via a malincuore perché volevo raggiungere la vetta del Monte Noria, ma non è possibile oggi. C'è l'ultimo spicchio di sole, stanno arrivando delle nuvole pazzesche e sento anche dei leggeri tuoni. Purtroppo ho visto il meteo dava nuvole sparse, ma forse ci sono degli aggiornamenti che non so perché qui non c'è internet. A tratti gira tantissimo vento. Comunque la notte è andata tutto sommato bene. Ho avuto freddo giusto ogni tanto. Per dormire ho usato un setup simile a quello classico ad A, ma con una modifica che praticamente mi ha dato modo di avere anche una pavimentazione. Semplicemente un po' di tarp stava sotto. Quindi non ho usato nient'altro per isolarmi, ho messo direttamente quello, materassino e sacco a pelo. Come materassino ho portato il Climate V, poi vi metto il link in descrizione. Il tarp è il 3x3 della DD Ammock. Acciarino, ragazzi, sono sempre più convinto che l'acciarino della The Friendly svede è uno dei migliori, non so se la pronuncia è giustissima, però è uno dei migliori. Nel Parang viene dato anche il kit survival, che alcune cose sono buone, altre sono da cambiare. Comunque dà un'idea di quello che può servire in linea di massima, poi ognuno lo personalizza come meglio crede. Prossimamente condividerò anche altri video, non solo avventure. Le avventure saranno di vario genere, spero anche al di fuori dell'Italia il prima possibile. Condividerò anche tantissimi tutorial, come fare cosa, come accendere un fuoco con questo piuttosto che con quell'altro, recensioni di articoli. Cercherò veramente di condividere più video possibili. Quindi ecco, iscrivetevi per riuscire a rimanere aggiornati. Ragazzi, per l'avventura di oggi finisce qui. Io adesso vado a prendere un caffè e vi mando un abbraccio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!